Centro Anch'io. Centro Anch'io. Rieccoci qui, cari amici, bentrovati in Piazza Loggia, nei pressi di Piazza Loggia. Alle mie spalle l'imponente mole di Palazzo della Loggia, che continuiamo a raccontarvi. Il palazzo più piccolo a destra della loggia è dei primi del Cinquecento e contiene lo scalone originale con cui era possibile entrare nel palazzo principale. Sopra il portale c'è una lapide che ricorda una condanna per tradimento e spergiuro. La lapide proviene dalla chiesa di San Pietro de Dom, che fu demolita per far spazio al Duomo Nuovo. Sulla cima del palazzo si possono vedere quattro statue. Le due ai lati rappresentano i santi Faustino e Giovita in armatura, mentre le due centrali sono la fedeltà e la giustizia, virtù dei bresciani. Le stesse virtù che troviamo nel motto scritto al di sopra del finestrone centrale al primo piano. Fidelis brixia fidei et justitiae consecravit. Tuttavia, manca la statua della fede. Dove si trova? Lo scopriremo nella puntata di domani. Il detto popolare di oggi, vi do un aiuto, ha a che fare con la giustizia. Igada trede, enche, duma e semper. Questo proprio è un modo di dire che non ho mai sentito, nonostante la lingua materna fosse appunto il dialetto. Sono un po' sprovveduto. È un giudizio, cioè che è un giudizio molto forte, di grazie a te, perché... Però pensi all'ultimo gioco. Che ha detto, signora? Mi ha dato l'ergastolo. Sempre. Gli sposi, abbiamo gli sposi! Auguri! Grazie. Felicitazioni! Grazie mille. Proprio poco fa. Sì. Adesso, sì. Portiamo fortuna noi, Non oggi, non è il suo caso, ovviamente, e non lo sarà mai, però... Qualora dovesse finire in tribunale per qualche cosa brutta che ha commesso, il giudice dovesse dargli 3 giorni. Enche, duma e semper. Che vuol dire? Che condanna ha? Oggi, domani e sempre. Ma pensi all'ultima, semper? L'ergastolo. Veneti di Rovigo. Ise Veneto? Sì, io. Faremo Rovigotto. Allora ditecene uno voi di detto popolare veneto che vi viene in mente. Visto che là ci sono i sposi, diceva sempre mio nonno, ma ridarsi è sempre tempo a assassinare la vita mia, ricordatelo. Che praticamente è un film di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, bellissimo, sabato, domenica e lunedì. Igada trede, enche, duma e semper. Chi risponde? Lui. Lui. Faccio io. Allora, questa è abbastanza semplice, nel senso... Allora, gli hanno dato 3 giorni, anche domani e sempre, quindi oggi, domani e sempre. Tu non hai problemi con la giustizia, vero? No, fino adesso almeno no. Nel senso che è una giustizia un po' sommaria, penso. Pensi all'ultimo dei 3 giorni, anche domani e sempre, quindi? Sempre vuol dire una condanna definitiva, quindi a pena di morte, non è più roba nostra. L'ergastolo. Io ergastolo sì. Anche domani... Sempre. Che condanna è? Sapatre de enche duma e sempre. È sempre. Basta. Quindi? Quindi va in galera, mangiano, bevono e tutto e stanno lì. In alloggio gratis. Signora, lei come è preparata sul dialetto? Ma non moltissimo, però sono una bresciana anziana, di conseguenza qualcosa saprò. Mi faccia qualche domanda? Le vine anziane, soltanto bresciana, signora. Chiudiamo la nostra passeggiata. Che significa Igada trede, enche, duma e sempre? Gli hanno dato 3 giorni, Oggi, domani e sempre. Ovvero, l'ergastolo. Grazie amici, alla prossima. Ciao! Centro Anch'io.